Allora, questa è la prua di Emma 3. Vi abbiamo ripreso durante questa regata romanzo in cui è successo un po' di tutto. L'armatrice, come ti chiami? Emanuela Ferrina. Emma? Emma è Emanuela e Marco. Perché è un sogno nostro, nato nel 2016. E il primo numero velico è anche la data in cui noi ci siamo conosciuti. Vabbè ragazzi, ma questo allora è una meraviglia, eh? Bella. Innamorati della vela proprio. Marco, quando l'ho conosciuto, era salito in barca solamente due volte, io l'ho portato, se n'è innamorato e adesso della nautica ha fatto un lavoro. Ha fatto un lavoro perché Abba Yachting è broker, quindi vendete barche usate qui nel Marina di Loano. Marina di Loano in tutta Italia, io sono qui fisso insieme al mio collega, abbiamo l'ufficio qui. Oggi quanti eravate a bordo? Oggi a bordo eravamo in 6. Regatona, eh? Regatona, sì, con raffiche anche oltre 30 nodi. Senti, allora, noi abbiamo con un ospite oggi che è venuto a vedere le regate qui al Marina di Loano, che è Luca Corradini. Voi da casa sicuramente tutti gli spettatori di serie lo conoscono bene, perché Luca Corradini è Eutalia. Eutalia Marine sono quelli dell'antifulmine. Allora, loro installano sulle barche, lo sto dicendo anche ai due armatori innamorati, che è un nuovo sistema che impedisce ai fulmini di colpire le barche, quindi non un parafulmine ma un antifulmine. Luca, intanto le impressioni tue in questa giornata finale dell'invernale? Era da tanto che non venivo a Loano, venivo da bambino e allora ho colto l'occasione di questo invito per venire a fare due passi. Non era una giornata meravigliosa, però ho goduto un po' della regata dal pontile dei Moli, è stato sicuramente molto bello. Bello, vero? Sono esperienze nuove perché io sono un po' neofita di questo mondo e quindi mi sta un po' appassionando, devo dire. Ma sei un neofita che sta bruciando le tappe, adesso vi spiego pure perché. Allora, una domanda, tu avete mai insomma navigato in mezzo a un temporale? Vi è capitato? Perché sì. Oggi una regatona così è successo di tutto, ma i fulmini quelli no. Vi siete capitati? Più a lui sì. Che ha fatto tanti trasferimenti. Cioè, questo è stato un colpo di fulmine. Non so, però per fortuna. Vabbè, basta con le battute. Raccontaci la tua esperienza. No, mi è capitato di passare anche 3 tempeste di fulmini nella stessa notte, al largo di Pisa, Livorno, alle secche di Vada. E cosa fai? Chiudi cosa tutto. Fai? E ti metti sotto e aspetti che passi. E la barca su cui ieri aveva un parafulmine? No, una barca normalissima, era il nostro Gran Soleil 43 che avevamo prima. E noi abbiamo scoperto che i parafulmini sono obbligatori da una certa dimensione in poi, sono proprio obbligatori per legge, eccetera, così. Però in effetti, Luca, su questo aiutaci, perché anche ultimamente noi abbiamo raccontato l'installazione a Marina di Riposto su una barcona da crociera di quell'armatore che ha raccontato. Insomma, lui è un armatore normale che con una barca normale si è trovato in mezzo a una tempesta di fulmini. Da quali barche può essere montato il sistema Eutalia? Cioè, da quali dimensioni partiamo? Beh, ma può essere montato su qualsiasi tipo di barca. Anche le più piccole, ci mancherebbe, non c'è nessun tipo di problema a riguardo. Quindi tipicamente una barca con albero tradizionale in alluminio, dopo i 12-15 metri ha senso sicuramente già passare a un'installazione di questo tipo, perché l'utilizzo della barca è sicuramente più significativo rispetto a barche più piccole che non hanno necessità magari di uscite attraversate lunghe. L'installazione è molto semplice, basta un giorno, una barca del genere basta un giorno, addetti specializzati, noi abbiamo dei distributori che si sono ormai organizzati per fare queste cose, con dei costi io reputo abbastanza interessanti anche da questo punto di vista, per fare in modo di eliminare completamente il rischio di essere colpiti dalla fulminazione. E questa è la cosa pazzesca, che noi siamo rimasti colpiti già la prima volta che abbiamo incontrato loro a Olbia un anno fa, cioè l'estate scorsa a Olbia, perché avevano installato su una barca da charter questa cosa e ci spiegavano che appunto loro sono partiti dai campanili, dalle chiese e adesso lo fanno sulle barche, cioè questo evita. Tra l'altro io ho anche visto, non so, prima della Palermo-Monte Carlo dell'anno scorso è arrivata una delle barche concorrenti con lo skipper Paolo Semeraro nello stretto di Sicilia, hanno preso un fulmine, bruciata tutta l'elettronica. Quindi diciamo, il problema esiste anche dopo che il fulmine ti ha colpito, quindi impedire al fulmine di colpirti effettivamente. Chiudo con questo su di te, Luca. State installando su quali tipi di barche, cioè come sta andando e dove vi trovate in questo periodo? Mi parlavi molto di Caraibi? Sì, è appena tornato Daniele, uno dei nostri tecnici, ha fatto una settimana nelle piccole Antille, nelle British Virgin Islands, perché lì abbiamo fatto dei grandi catamarani
Perché loro hanno dei problemi significativi, adesso è partita la stagione adesso metà febbraio, per cui lì hanno seri problemi, sì. E quindi abbiamo fatto i primi tre, un primo lot di tre dove siamo andati giù a fare la formazione, perché ovviamente non è complesso, non è complicato, però bisogna sapersi... saper mettere le cose al punto giusto. Bisogna sapersi muovere nel posizionare correttamente i vari componenti, quello ovviamente in testa d'albero e poi magari sotto il paiolo in altre posizioni gli altri filtri di blocco, perché la nostra è una protezione della fulminazione, sia la fulminazione diretta sia anche tutto quello che viene dalle messe a mare, perché quello è una protezione notevolissima, quella di filtrare tutto quello che viene dalle indirette, cioè tutto quello che viene dal... Perché il fulmine può colpire, viene il fulmine classico, però magari arriva anche dall'acqua, capito? Questo l'avevamo visto, invito tutti che ci seguono se non l'avete visto a vedere il video proprio dell'installazione che abbiamo visto al Marina di Riposto, perché indica esattamente le componenti eccetera. Hai sentito lui dei Caraibi? No, ma che dici, la prossima barca ai Caraibi, che dici? Facciamo un upgrade. Un upgrade. Eh? Ma allora, La famiglia cresce. Che dici? Ma non lo so, io sono appassionata di Gran Soleil. Il mio sogno è riprendere un Gran Soleil. Anche perché Gran Soleil, il grande sole, non ci stanno manco più i fulmini. A quel punto non serve più neanche Utalia, capito? Perché finisce così. Tu che dici? Sì, Caraibi? Sì, è un sogno? Ma, è un'idea? No, è un'idea, però per come la vedo io mi piacerebbe poterci andare per restare. Addirittura? Sì, fare una traversata, stare lì un po', no, se devo avere un po' di tempo per viverli e conoscere. Volendo ci sarà questo, però intanto pure Marina De Loano buttava via. No, assolutamente. Perché noi abbiamo fatto una scelta di vita, noi vivevamo a Milano e da circa 3 anni viviamo a Loano proprio. Ma pensa te.